Ciao e benvenuti a un nuovo video. Sì, avete letto bene, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Douglas e ho scoperto che questo è il Lovely Advent Calendar Makeup. Quindi, dato che mi è stato inviato dall'azienda, volevo, a proposito ragazzi, grazie, grazie come sempre, ed almeno un calendario non l'ho comprato io, ma mi è stato inviato finalmente. Ho guardato sul sito perché volevo dirvi il prezzo e ho visto varie cose interessanti. Allora, 29,95, quello da 24 caselle, ma è presente, mi avvicino, anche la versione per la skincare, la versione beauty, quindi con i prodotti per il viso, ed è quello da uomo. C'è anche il calendario Home Spa da 49,95 e quello Collection che abbiamo aperto l'anno scorso, il Luxury, da 39,95. Abbiamo aperto l'anno scorso, se vi ricordate, ho visto, ho guardato un attimo ed è molto simile. E questo è quello Makeup, ok, da 29,95. Con 24 caselle, molto carino che sia così e si apra. Adesso lo apriamo. Wow, è proprio un villaggio bello. Allora, le caselle sono tutte sul davanti, quindi così. Mettendolo così. Abbiamo anche dai lati, davanti, ok. Allora, me lo appoggio qui perché vi devo dire un paio di cosine prima di iniziare, come sempre, se non venite da altri video spacchettamenti del calendario. Vi ricordo che nei miei video ho deciso di aprire solo i calendari che non avevo già aperto l'anno scorso perché ho visto che sono molto simili alcuni. Quindi questo ad esempio è del make-up, me l'hanno inviato però e dell'anno scorso avevo aperto quello ed è classico, quello grande, classico, il Luxury lo chiamano loro quest'anno, ok? E se volete, siete incuriositi da un qualche marchio, vi lascio la playlist con tutti i calendari dell'avvento spacchettati l'anno scorso perché tranne un paio di prodotti le edizioni limitate sono sempre uguali e quindi se non l'avete ancora provato potete guardarlo lì e farvi un'idea, sicuramente sono molto simili. Apprezzate questa mia maglia a centrino apposta per voi per le feste. E poi dopo, ultima cosa, chi non vuole spoiler, qui adesso vi lascio l'orario in cui andare, dove parlerò un attimo di questo calendario una volta aperto ed è come ne sono trovata, cosa ne penso, se vale il prezzo, senza però spoilerarvi i prodotti, così potete sapere le mie impressioni senza però sapere che cosa contiene. E ora invece, se non volete spoiler, andate in fondo perché lo apriamo. Iniziamo con la 1 che è qui. Non so se farvelo vedere, che potrebbe anche 1. Allora, già vedo che è scomodo da aprire, quindi la mia mitica limetta aiuta. Sì, non è, magari è l'uno, però i tratteggi non sono fatti proprio benissimo. E ho già capito che mi devo tirare sulle maniche perché ho visto che qui ci sono da fare degli swatch, anche perché è il calendario make-up. Quindi, Shining Kiss. Non c'è la quantità, ma penso che sia un gloss. O un rossetto. È un rossetto liquido, sembra. Di un bel rosso. Certo che se io toglievo la plastica. Quindi era sigillato in una plastica, ragazze. Solo che io non me ne ero accorta. Iniziamo molto bene questo calendario. Ecco fatto. Andiamo con la 2. Ci sarà un po' da girare, ma la cerchiamo. Ok.
Sfilgaciglie, classico. Stavo controllando, ma sì, si piace anche abbastanza bene, carino, dorato ed è natalizio. 3. Visto che è sottile, però sembra un full size. Cat e hai preciso un long lasting eyeliner. È carino. Non so se è un full size questo. Però è molto nero. Molto nero. Invece la solita matita, un eyeliner, che secondo me è un full size. Devo scoprirlo. 4. Che è piccolina. E infatti iniziamo con gli extra mini mollettine. Ok. Andiamo alla 5. Ah, l'ho già trovata. Che gioia. E troviamo, direi, full size, l'ho aperta la casellina proprio da Dio, full size, un smalto nude 150 terracotta. Nude, ci sta. 6. Ma dovremmo girare di continuo per cercare i numeri. Eccola qua. È meno difficile di quanto si pensava. Allora, ha i buchetti per estrarlo, ma è talmente incastrato bene, così non si perdono i prodotti. Gentle bifase. Ah, è un bifasico per struccare. Ok. Per occhi sensibili. Da 30 ml. Senza profumazione. Ok. 7. Devo stare attenta. È una micro lima a quattro facce. Shape, smooth, polish e shimming. I mattoncini per unghie in micro. 8. Ok, allora, da questo punto devo farvelo vedere. Cioè, è difficilissimo trovare i numeri, è davvero difficile. Ecco, una cosa che non apprezzo è quando è così difficile, sono proprio dentro alla scenografia. Però il prodotto invece ci piace molto perché è un Glossy Kiss, mentre l'altro era uno Shiny Kiss. Glossy Kiss con New Lip Gloss. Questa volta ho imparato e so che c'è la plastichina. Questo qui. Carino. Con un buon profumo, devo dire che ha un buon profumo ed è già che non trovo le caselle, almeno guardiamole giuste. 9. Eccola. Pettinino per ciglia e sopracciglia. Cerchiamo la 10.
Io piccolissima. Ci sono questi tratteggi che non sono proprio fatti benissimo, ma il prodotto dentro è una full size, quindi quelle fatte male però comunque ci danno soddisfazione e questo ci piace. Teniamo il numero perché me lo scordo di sicuro. È una matita lip liner, quindi è matita per le labbra con lo sfumino, e adesso andiamo a vedere. Nude. Ma è trasparente? Sì, è trasparente, il colore 13 transparent. E nei miei soliti pocci ho rotto la punta, ma tanto si riassembla. Quindi è trasparente per fare il bordo delle labbra, ecco perché non la vedevo. Trasparente, ok. Undici, che ce l'ho qua davanti. Full size. Lovely Glove, un smalto per unghie. Ah, ho capito, è un uniformante della superficie ungueale. Ungueale. Ok, è un full size, ci sta. 12. È tonda. Ditemi che non è lo specchietto. Se volete non ditemelo, però. Uno specchietto! Da borsetta, direi che c'è in tutti i calendari. 13. Bella grande. Oh, finalmente qualcosa che ci piace. Una palettina Pretty A 6 e Shadow Palette. Carina, ma che carina! Oh, finalmente qualcosa che ci piace. Sì, diciamo che è proprio le cialdine piccine piccine, però ci può piacere. È anche carina, molto nude, molto classica. Oh, finalmente un qualcosa che ci piace tanto. 14 è qui. Se premete troppo, si apre il calendario. Allora, io il prodotto l'ho preso, però adesso voglio chiudere il calendario, ok. E la 14 è un micro pennello, però bello morbido. Che però fa pandan con il micro sfumino per sopracciglia. 15. Visto che è l'ultima casella di questo lato, apro direttamente. Intense Cool Pencil, quindi a matita occhi, nera, e credo che sia un full size. La mettiamo vicino all'eyeliner. Bella! È nera, nera anche lei. Ora, ho distrutto il calendario, però dobbiamo capire che numero era. Che numero era, ragazzi? 15? Quindi devo aprire il 16? Allora, siate più delicati di me, perché se no vi si distrugge tutto.
16. Credo che sia caduto quello della 18. Quindi se nella 18 non lo... No, ma questo calendario è un'assurdità. Scusate ragazzi perché me l'avete mandato, però c'è, si apre tutto. Devo prendere fuori il prodotto, si apre sopra, entra, mi è caduta la casellina del 18. Un temperino doppio che è sempre utile. Andiamo alla 17 e apriamo direttamente così. Uno smalto rosso, il 18 mi si è aperta e è caduto da qualche parte, un attimo. 18 trovata, è questo crunchy per capelli trasparente, che però mi piacciono, io li uso, mi piacciono. Andiamo alla 19 che è meglio. Quindi qua ho aperto tutto? Ok, questo l'ho aperto tutto. Ah, questa qua era ancora intatta. Matte Kiss, quindi un gloss opaco, sempre travel size, sempre nude. Sì, se prendete un po' più di prodotto è più uniforme. Stavo per dire che non era uniforme, invece se ne prendete un po' di più è più uniforme. 20. Una blender abbastanza morbida, full size, fucsia, ci piace, 21. Ombretto antidote, 300 antidote. Molto cremoso. Bello luminoso. È più in crema che in polvere. Questo ci può piacere perché non dovrebbe perdere tanti brillantini. 22 o 23? 22, eccola qua. Il pannetto struccante, questo ci piace. È anche buono in peluche, il pannetto struccante, che io trovo valido anche per... No, pensavo invece non perde peluche. Per rimuovere le maschere soprattutto. 23. Smalto trasparente 2 in 1 coat. Siamo a 4 smalti. Credo il calendario con più smalti di tutto. Ultima casella. E devo dire sinceramente non mi dispiace perché ho ridotto il calendario in condizioni. 24. Qualcosa che mi faccia ricredere. Mascara full size Evitool. Volume e lunghezza.
molto stretto l'applicatore, niente male. Come ridurre un calendario. Adesso togliamo questo. Bene, abbiamo appena scoperto che i rossetti non sono waterproof. Il matte sì, il matte è waterproof. Il rosso, ad esempio, no. Giù la mano perché non vi voglio fare spoiler. Eccovi qua, se siete arrivati dall'inizio dello spacchettamento. Allora, cosa vi posso dire di questo calendario? Questo è un calendario interamente dedicato al make-up. Quindi dovete essere amanti del make-up. Ovviamente tutto a marchio Douglas. E ho trovato prodotti a mio avviso interessanti, validi, alcuni davvero sì, apprezzati. Apprezzata anche la scelta di colorazioni. C'è un po' tutto, occhi, labbra, qualche extra. Alcuni sono troppo mini. Avrei preferito un po' meno mini, però ci sta, consideriamo che è comunque il primo prezzo, perché poi c'è quello ed è Luxury. Unica cosa che vi devo segnalare che non riguarda i prodotti, perché i prodotti mi piacciono molto, anche la scelta dei prodotti, è il calendario. Il calendario è bello, ma ha una cartone oppure una struttura. Non lo so, sto guardando, non voglio farmelo vedere, però apritelo con cautela perché i seghetti non sono ben tratteggiati, quindi dovete andare, io mi sono munita per tutto il tempo di una limetta per andare ad aprirlo bene, e vi si strapperà un pochino la casella, ma si apre. Attenzione a maneggiarlo perché dopo, soprattutto quando è vuoto, se premete un po' troppo per cercare di prendere il prodotto, vi rientra tutto quanto. Alcune caselle, una mi è caduto il prodotto perché sotto era vuoto con la carta ed è caduta la casella, ne ho spoilerata 2 giorni prima, ma non c'entra niente. Questa non è la qualità, la qualità dei prodotti c'è tutta, è la qualità del calendario, che capisco che è un primo prezzo, magari. Quelli per il viso, cioè cosa sono gli altri? Corpo e del viso? Gli altri? Forse ci sono qualcosa di cose più grandi, magari mini size, e quindi ci sta di più? Non lo so. Comunque, carino, se volete provare alcuni prodotti make-up che comunque hanno una buona scelta colori, sto guardando qui davanti, alcune cose le avrei evitate. A mio personale parere, se vi possono incuriosire da provare con gli sconti, sicuramente ci sta, ci sta. E niente, quindi questo era tutto il calendario. Tengo delle mani perché ho fatto degli swatch, ovviamente, visto che ed è un calendario make-up. Fatemi sapere se vi incuriosisce, vi attira. Ringrazio comunque Ben per avermelo mandato, anche perché non l'avrei scelto. Quindi così abbiamo potuto provare alcuni prodotti e vedere che comunque ci sta la qualità prodotti e la scelta colorotti ci sta. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!